Ciao ragazzi e bentornati nuovamente sul mio canale. Oggi voglio mostrarvi questo fantastico kit che mi è stato inviato dalla Iligo, un Super Starter Kit 1 R3 Project. Oggi non facciamo nulla con questo kit, ma vediamo semplicemente e rapidamente cosa c'è dentro. In passato ho già ricevuto kit simili dalla Iligo, per esempio il kit di 37 sensori che ho recensito, poi vi metto il link se possibile in descrizione o magari qua in alto nelle schede. Ma passiamo subito a questo fantastico kit e vediamo cosa c'è dentro. Lo apro. Il solito CD con dentro i file per poter testare e fare i primi codici, io non lo utilizzerò. La scheda Arduino 1 della Iligo, modello REV3, l'apriamo. Carina, bella, tutta nera. Vedete? Non so se riesco a farvela mettere a fuoco. Quando si compra un kit di qualità si nota subito la differenza, perché le saldature sono perfette. Incredibile. Bellissima. Un'altra schedina che dovrebbe essere una Proto Shield. Proverò ad aprirla, ma ovviamente ho sbagliato, quindi mi devo munire di taglierino, che adesso io non ho. Tornato con il taglierino. Sì, una Proto Shield con la breadboard che dovrà essere incollata qui. Adesso io non la incollo e la lascio stare così. Una piccola ventolina con il suo motorino, un drive per il motore passo passo, quindi questo stepper che è il classico 28 BYJ48, cavetteria varia per i collegamenti, un radiocomando, ovviamente ci sarà anche il sensore infrarosso, se non sbaglio prima l'ho visto qui. Un cavetto USB per collegare l'Arduino al nostro PC o Mac. Il solito foglietto illustrativo della Iligo. Un display però senza il modulo I2C. Questa è una cosa che a me non piace tantissimo, visto che per collegare questo display dovrò occupare quasi tutte le porte della mia Arduino. E non va bene questo. Iligo, perché non mettete un modulo all'interno I2C? Così fare i collegamenti è molto più semplice. Una bustina con delle resistenze miste. Un cavetto per collegare l'Arduino alla batteria bellissima della Iligo. È alcalina? Non credo. Un modulo SR04 ultrasuoni. Un joystick. Proverò a collegarci. Ok, non ci entra mai la prima volta. Chissà perché. Non riesco mai a beccarlo. Una breadboard da 830 punti. Un display a 7 segmenti e 4 moduli. Sempre display a 7 segmenti, ma un solo modulo. Un piccolo trimmer da stampato. E da non c'è scritto 10k.
un sensore di temperatura e umidità, ovvero il modello DHT11, un piccolo relè a 5 volt ma senza il modulino, quindi da breadboard, una bustina con dei LED misti, un'altra bustina con dentro due integrati, uno è un L293D e l'altro credo sia uno shift register, credo un 74HC. Poi c'è anche un piccolo, credo condensatore, no, è un sensore di tilt e un transistor e anche due cicalini. Poi abbiamo un'altra bustina con una termocoppia, due fotoresistenze, due diodi e qualche pulsantino. Tutto sommato è un bel kit, anche comunque qui c'era tutta la lista dei materiali presenti. Sul mio canale proverò a portare diversi video con questi kit, video semplici, le prime cose che mi vengono in mente. Questo era un video breve, giusto per farvi vedere cosa c'è dentro. Non lo so se vi ho fatto vedere che praticamente all'interno c'è anche questa power distribution che serve per dare tensione a tutta la breadboard, ovviamente previo collegamento alla batteria o alla tensione di rete tramite trasformatore. E niente ragazzi, questo video finisce qui, sicuramente ne farò tanti altri, sempre utilizzando questo kit. Mi raccomando, iscrivetevi al mio canale se ancora non l'avete fatto e spuntate la campanellina in modo da ricevere una notifica quando pubblicherò un prossimo video. Seguitemi su tutti gli altri miei social, Instagram, Facebook, Twitter. Ovviamente su Instagram troverete molte stories dove praticamente racconto quello che faccio nel quotidiano, i pacchi che mi arrivano e tante altre cose. Mentre sul gruppo Facebook Arduino for People lì pubblico tutte le offerte che trovo su Amazon e che magari acquisto e provo per voi. Ciao ragazzi, ci vediamo al prossimo video, so see you next time.